Andrea, siamo arrivati quasi al Natale e quindi sotto l'albero c'è un pacco. Te lo lancio, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Non ti chiedo nemmeno se stai bene. Ormai siamo di notte, in effetti, quasi. Vai! Guarda. Ma ce l'hai qualcosa per aprirlo? Sì. Sì, sto pensando proprio a quello. Vado? Vai! Guarda, non ho perso la mano. Hai visto che ho cambiato la copertina del canale per mettere il coniglio, la tua amica e allieva Francesca, Cosimo e poi una scarpa misteriosa. Di che scarpa stiamo parlando? Oddio. Questa mi sembra un po' più carrozzata. Immagino, no. Immagini bene, secondo me. La ultima, la Wave ultima? No. No, non avrei detto la Sky però, se c'è la Sky non avrei detto che era la Sky. E se invece è la Sky, è la Sky 6? L'hanno cambiata un po', questa parte qua era simile ma non l'ho sentita con le dita e mi sembra un po' meno carrozzata rispetto alle vecchie Sky. Avrei detto quasi davvero una ultima perché, come si dice, un pochino sembra più bassa, un po' meno ammortizzata, un po' meno cushioning. Ma quanto pesa secondo te? Non tantissimo, sai che secondo me è 260, 270. Ascolta, facciamo una cosa, 2 minuti di brainstorming, poi te le provi e mi dici se è stesso numero, quanto pesa e poi vediamo, ok? Sì, non troppo perché sennò andiamo a finire che la facciamo a mezzanotte oggi. Va bene, a dopo, ciao! Ciao! Andrea, abbiamo illuminato dietro, quindi secondo te quanto pesa questa scarpa e soprattutto stesso numero o mezzo numero in più? Te l'ho detto, secondo me è 260, 270, è abbastanza leggera, mi sembra davvero un po' più smagrita e no, direi stesso numero ma da valutare quasi il mezzo numero in più, è bella fasciante, chi vuole una scarpa larga forse deve optare per il numero in più, se no... Cioè, conta che ha una tomaia molto, tra virgolette, leggera, quindi non dà troppo fastidio. Si sente che è fasciante, ma non è opprimente. E cosa ne pensi del battistrada, che solitamente era molto interessante e comunque durevole, come l'hai visto? Sicuramente sarà durevole, mi sembra un po' meno intagliato rispetto al solito, ma... Voglio dire, per una scarpa per fare i lenti, una scarpa pensata per correre sopra, sicuramente 4,30, direi che va bene così, io mi copro che ho freddo. E invece come hai visto l'intersuola, ora sai che abbiamo a disposizione il famoso durometro, secondo te è una scarpa più morbida e come l'hai vista? E adesso col durometro dovresti fare qua sotto, dove c'è questo robot rosso in tessutino, perché sembra lì che sia davvero molto più morbida la schiuma. All'esterno è come se avesse una corazza, quindi la parte interna è coperta dalla gomma. Ma dal tuo punto di vista invece, come l'hai vista correndo qua in giardino? Il coniglio si è già ritirato perché fa freddissimo e tardissimo. Direi non morbidissima, perché comunque è una scarpa che deve sostenere. Sicuramente comoda e secondo me diventa morbida per pesi sopra i 75-80 kg. A livello di flessibilità invece come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato nello scatto? Guarda, non è inchiodata ma non è molto flessibile, guarda da qua in avanti è tutta bella carrozzata, cede davvero poco e quindi diciamo che deve essere una scarpa stabile, lo è. E invece come hai visto la tomaia e la ritieni avvolgente e poi soprattutto la conchiglia, che sensazione ti ha dato? La conchiglia non dico a che scarpa assomiglia ma me la ricorda proprio tanto, è dura, molto molto dura, cioè non si riesce a piegare minimamente e la tomaia di per sé è molto avvolgente, nell'avampiede, te l'ho detto prima, non è opprimente, mi piace. Sembra quasi un knit, anzi è un knit qua nella zona dell'avampiede, invece dietro diventa una bella tomaia
pesante e sostenuta. E secondo te, Andrea, a chi adatta questa scarpa e a chi la consiglieresti? Ma è sicuramente una scarpa per chi deve fare delle corse lente ed è una scarpa per gli oversize, quindi sopra i 75 kg sicuramente. Invece per quali distanze e ritmi la utilizzeresti? Ma i ritmi te l'ho detto, ma a parte che essendo così un po' più duretta del solito me la sentirei bene anche al piede per fare delle corse svelte. Sicuramente per le corse di tutti i giorni, per i rigeneranti, per i lunghissimi maratona, secondo me ci casca fagiolo. Secondo me è ottimo in questo periodo dove bisogna macinare chilometri, una scarpa protettiva per fare i lenti ci sta. E i ritmi difficile un po' da dire, però quelli del lento. Hai provato l'anno scorso le Sky 5, metto qua sopra la recensione completa. Sappiamo che questa scarpa è comunque molto durevole, secondo te per quanti chilometri la potresti utilizzare? Sai che per quegli atleti che gareggiano poco, quelli che vanno a farsi le tapasciate e altro, potrebbe essere una scarpa unica. Ho paura a dirlo perché dopo ho visto delle scarpe in condizioni pietose, però sicuramente più degli 800 km volendola si può tirare questa scarpa. Poi ovvio, peso 95 kg, corro 7 al chilometro, le dispo dopo più di 500-600 km, quindi bisogna sempre un po' valutare, però un atleta relativamente leggero se le può portare per tanti chilometri. Invece a livello di stabilità, come l'hai vista e la ritieni utilizzabile anche per coloro i quali avessero qualche piccolo problema di pronazione? Sì, lievi pronatori o pronatori leggeri di peso, secondo me la possono usare tranquillamente, è una scarpa molto stabile, quindi sì, assolutamente. Va bene, nei giorni prossimi sicuramente, una volta raggiunti i 100 km, faremo la recensione completa, aspettatevi anche nei prossimi giorni quella del Rider 26, grazie Andrea. Divertiti a Pisa, ci vediamo alla prossima. Credo che non ci sia niente di divertente a Pisa, devo solo portare a casa la pelle, speriamo. Sarebbe interessante comunque che poi magari ci raccontassi, non oggi perché fa troppo freddo, come fare 4 maratone in un mese e mezzo. Vediamo se la riesco a chiudere questa. Va bene, io non ci sono, non ti filmo, quindi non ti posso portare sfortuna. Ciao, alla prossima. Ciao.